Salve a tutti e bentornati sul canale. Oggi parleremo di un giornalista che è stato leggerissimamente sopra le righe nella storia della televisione italiana. Oggi vedremo i motivi per cui amiamo o odiamo Maurizio Mosca. Sigla e poi ne parliamo. Quando si parla di Maurizio Mosca siamo portati a considerarlo più che altro uno showman, un uomo di spettacolo. In realtà Maurizio Mosca è stato anche un signor giornalista. Figlio d'arte, suo fratello uno scrittore, lui si è formato come giornalista sportivo presso il quotidiano La Notte. Dopodiché, date le sue ottime qualità di scrittura, è riuscito a passare alla Gazzetta dello Sport, dove era tenuto in ottima considerazione da parte dei suoi colleghi, tanto che ha ricoperto anche il ruolo di direttore ad interim. La carriera di Maurizio Mosca però nella Gazzetta dello Sport si interrompe bruscamente quando approda a Zico in Italia. Zico, un brasiliano un po' particolare, non ama rilasciare interviste, ma Maurizio Mosca riesce a strappargli una sottospecie di intervista, niente di eccezionale, però qualcosina riesce a farsi dire da Zico. Così il direttore della Gazzetta dello Sport decide di risguinzagliare Maurizio Mosca per poter avere un'altra intervista. L'intervista esce e da un titolo piuttosto forte: Zico, sei finito. C'è solo un piccolo dettaglio: questa intervista non si è mai tenuta, tanto che Maurizio Mosca una sera si trova al processo di Biscardi ed ecco che arriva la telefonata di Zico in diretta, che sostiene di non conoscere assolutamente Maurizio Mosca e di non avergli mai rilasciato quell'intervista. Infatti lo stesso Mosca poi ammetterà che ha preso dei pezzettini da svariate interviste, qualcosa che non aveva pubblicato, e ha creato su una specie di intervista. Il problema è stato, oltre al fatto che l'intervista non ci sia mai stata, il titolo, Platini sei finito, un titolo che ha fatto imbestialire Zico, ha fatto imbestialire il direttore della Gazzetta dello Sport, e Mosca si è ritrovato senza lavoro, almeno come giornalista, perché in realtà Mosca poi sul finire degli anni Ottanta ha iniziato a capire quello che poteva essere il suo ruolo nel panorama del giornalismo italiano e si è trasformato pian piano in un vero e proprio personaggio televisivo, partecipando a una serie di trasmissioni locali. Spesse volte queste trasmissioni, che appunto andavano in onda sulle emittenti locali, assumevano dei contorni un po' particolari. C'è da ricordare per esempio una mitica telefonata che tutti conosciamo, è stata ripresa da Media Gol mille volte, mentre Maurizio Mosca sta conducendo una trasmissione, ed è il periodo in cui, inizio anni 90, in cui si parla spesse volte della positività di Maradona alla cocaina, e spesse volte anche Maurizio Mosca è stato piuttosto duro con il giocatore. A un certo punto però arriva una telefonata del tutto particolare: mentre in diretta un signore chiama e dice a Maurizio Mosca queste parole. Pronto? Pronto? Una telefonata. Buonasera. Buonasera, io gli volevo dire, no? Gli volevo dire. Lei, parlando dell'Argentina, lei dice che Maradona è uno che si fa, no? Ma lei è stato visto in piazza Aspromonte comprando 400.000 lire di cocaina? Sì, figurati. È stato visto comprando, tra l'altro. Inizialmente cioè, in studio c'è il silenzio. Maurizio Mosca dice: ragazzi, ma chi è questo? Che sta dicendo? E gli ospiti dicono: lascia perdere. Ma Maurizio Mosca dice: no, dobbiamo assolutamente querelare. Marisa, hai preso il numero del signore? Pubblicità. Si va in pubblicità per cercare di rompere l'imbarazzo, e al ritorno la trovata geniale di Maurizio Mosca, che sostiene che la polizia è già arrivata a casa di questo signore, l'ha già arrestato, il giorno dopo un processo per direttissima, e il signore in questo momento si trova in galera. In un paese dove la burocrazia è la cosa più lunga del mondo, Maurizio Mosca, a detta sua, è riuscito a far arrestare e mettere in galera un telespettatore in 5 minuti. Grande Maurizio. Ma le liti di Maurizio Mosca con il pubblico non finiscono. Infatti, in un'altra trasmissione, sempre su reti locali, il clima è piuttosto goliardico. Maurizio Mosca fa un po' il piacione con la valletta di turno e chiama in studio un signore che si chiama Maurizio. Si presenta e dice: sì, sono Maurizio. E Maurizio Mosca interviene facendolo splendido: lei ha un bellissimo nome, come il mio, bellissimo nome. E il signore così risponde: sì, abbiamo lo stesso nome, ma a me piacerebbe avere almeno la metà dei soldi che lei ha sul suo conto corrente. Ora, Maurizio Mosca può toccargli tutto, ma se parli del suo conto corrente impazzisce. Tanto che anche in questo caso
Pronto, buonasera, mi chiamo Maurizio e chiamo da filiale in provincia di Como. Ciao, è bel nome lei, eh? Un po' come suo. Per quello che ha detto che è bello. Potrebbe lamentare i suoi soldi, signor Mosca. No! No! Soldi no! Cosa. No, soldi no! Scusi, abbassiamo cosa... Cosa c'è? Allora, guardi, domattina, sì? Arriva immediatamente a casa un'intendenza della Guardia di Finanza. Un'intendenza, eh? Perché noi abbiamo il telefono controllato. Certo. Che controllerà tutti i suoi soldi, si è pagato le tasse. Ma sì, certo. Quindi molto i voti a scuola anche. Grazie, arrivederci, ma andiamo ma via. Ma perché si arrabbia pronto? Quando gli parlo pronto? Soldi? Buonasera. Ma pensa che, scusi, no, continua la polemica. Cosa c'è? Dice, sapete che, ma era una battuta. Se io avessi i soldi che avete voi. Voi chi? Che siete tutti pieni di soldi che... Tutta che la gente a casa. Cosa, chiami uno a casa, 500.000 lire. Chiami chi parla? Degli idraulici? Ma quelli che vuoi essere? Ho pagato tutta la vita lira ma per lira. Ma nessuno lo mette in dubbio. E il primo che mi rompe ancora le scatole sui codi, lo faccio subito arrestare. Primo intanto, ma intendenza di finanza domattina a casa sua. Processo... Ma non è tutto. A un certo punto Maurizio Mosca litiga per la terza volta con un altro telespettatore. Un telespettatore infatti chiama e sostiene che durante la trasmissione Guida al Campionato, trasmissione in cui Maurizio Mosca è ospite fisso e fa da mattatore, il telespettatore sostiene di aver sentito Alessandro Del Piero bestemmiare per ben due volte. Maurizio Mosca impazzisce, dice non è assolutamente vero, tra l'altro in questo caso ha pienamente ragione Maurizio Mosca. Il telespettatore ritratta un attimino, dice ma forse allora non era nella vostra trasmissione, ma è troppo tardi. Maurizio Mosca, al rientro della pubblicità, gli ha già mandato la polizia a casa, almeno a detta sua. In dettaglio le parole che Maurizio Mosca usa con questo telespettatore reo di aver accusato Del Piero di aver bestemmiato solo. Una cosa, guardi, se no allora facciamo una cosa. Cosa? Marisa, prendi nome e cognome cosa, lo denuncio subito. Ma no! Processo per direttissima, signore, gli faccio fare subito un processo per direttissima e per diffamazione. Ma perché? Perché a Guida al Campionato lei non può dire in televisione ho sentito a Guida al Campionato o a un'altra trasmissione del Piero che bestemmia. Ma non dica delle balle. Io a Guida al Campionato ci vado tutte le domeniche, insieme a Alberto Brandi, insieme alla Cristina 40, quindi non ho mai sentito un'intervista dove Del Piero abbia bestemmiato. Non dica delle cretinate. Vabbè, abbiamo capito. Ha capito? Lei non si deve permettere. Allora, adesso io la denuncio. La denuncio per diffamazione. Vabbè, il processo quando si prende lei i cavoli poi a me. Prendi Marita. Ci abbiamo Marisa, nome e cognome subito, tacchete polizia a casa, denunciato, domattina il tribunale, subito. È già tribunale domattina. Dopo aver fatto arrestare praticamente metà dei suoi telespettatori, Maurizio Mosca decide di litigare anche con gli ospiti in studio. Infatti in una puntata di una trasmissione di calcio, Maurizio Mosca decide di insultare alcuni fan della pallavolo sostenendo che la pallavolo è uno sport per cretini. Lui dice che in Italia è solo il calcio lo sport che conta. La pallavolo è uno sport, proprio dice di averci un po' giocato in spiaggia, ma quando si è reso conto che era uno sport sempre uguale, l'ha mollato. E anche lì valanghe di insulti da parte di tutti i fan della pallavolo, che è uno sport che personalmente non mi fa impazzire, ma suppongo sia uno sport nobile quanto il calcio, insomma. Ma chi se ne frega? La pallavolo è uno sport per cretini? Ma come? No, come figura? Che è una rottura di scatole, spaventosa. La pallavolo! Tan, 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 tan! È sempre uguale, è una rottura di scatole spaventosa. La pallavolo. Io mi ricordo da ragazzo giocavo a pallavolo sulla spiaggia, mi piaceva, anche mi divertiva, ma... quando ho scoperto che era sempre uguale. Nel 2001 invece Maurizio Mosca decide di dare il meglio di sé. Nel processo del lunedì si sta parlando di un caso che riguarda alcuni giocatori dell'Inter che sono stati scoperti ad andare con delle prostitute. Indignazione studio, c'è chi dice che queste cose non si fanno perché sei comunque un calciatore, una persona che deve essere un punto di riferimento per i giovani. In tutto questo però interviene Maurizio Mosca che liquida la questione dicendo: sentite, è inutile fare tante storie, chi di noi non è mai andato a prostitute? Giro in studio e metà dello studio che si eclissa per non dover rispondere a Maurizio Mosca. Ma cosa ce ne frega, che cosa gliene frega? Ma perché non possono andare? Ma dove? Che problema c'è? Perché una sera dopo una cena sono andati con delle donne, ma diventa donne, folle metterti in questo, cioè? È allucinante il fatto, ma chi è che non è andato a cercare un era una sua convinzione a sottarlo, ma lui si sarà andato? Ma l'episodio più clamoroso per cui viene ricordato maggiormente Maurizio Mosca dopo l'episodio delle 400.000 lire in Piazza Spromonte è quello che accade il 31 marzo 1999 allo Stadio delle Alpi.
A vedere infatti la partita dell'Inter è presente Roy Hodgson. E Maurizio Mosca, mentre il giornalista di Telenova, tra l'altro su Telenova dava il meglio Maurizio Mosca, mentre il giornalista di Telenova sta cercando di intavolare un'intervista, una conversazione con Roy Hodgson, Maurizio Mosca interviene con un poetico. Mosca, è stata la tragedia, è stata la prima rovina dell'Inter. No, Mosca è un ospite, mettiamolo bene. È la prima rovina dell'Inter. Però ride lui, eh? Però la prende bene, applauso, eh? Sì. Hodgson ride. Tanti saluti. Domanda, Mosca. Io le faccio i complimenti, perché lei mi deve spiegare ancora adesso perché lei ha fatto mandare via Roberto Carli. Roy Hodgson con dignità si toglie la cuffia e se ne va, lasciando lì da solo il cronista, mentre Maurizio Mosca si prende un tripudio di applausi in studio. Maurizio Mosca inoltre ha donato grandissime performance anche come presentatore, come conduttore, quando infatti ha condotto l'appello del martedì, che in teoria era un diretto rivale del processo del lunedì. E all'appello del martedì Maurizio Mosca si presentava vestito con una toga da giudice con tanto di martello, e anche lì trash a tutto andare. Ovviamente Maurizio Mosca viene ricordato anche come figura principale, anche se non era il conduttore, di guida al campionato. Come dimenticare il suo pendolino? Allora, Maurizio Mosca, che l'idea del pendolino è nata un giorno al bar mentre vedeva una persona che giocando faceva queste previsioni, così lui ha deciso di imitarle. Inizialmente cercavano di essere previsioni piuttosto sensate. Poi con l'andare del tempo si è arrivati alla deriva pura, per esempio Inter-Juve 5-4 con gol su rigore al 96esimo, cose assurde. Assurde come le bombe di mercato, che poi con il passare del tempo erano diventate le bombette, le bombe, le super bombe, in cui c'erano bombe di mercato alle quali non credeva praticamente nessuno. Per dire un esempio, una stupidata, scambio alla pari del Piero Ronaldo, tutte robe del genere, robe assolutamente folli, che hanno reso Maurizio Mosca più un personaggio di spettacolo che un giornalista, sebbene lui in background giornalista anche serio ci avesse. Quindi questo era più o meno il ricordo di quello che è stato il personaggio di Maurizio Mosca, un vero e proprio personaggio che sui nostri schermi ha dato forse il meglio, forse il peggio, non lo so. Io personalmente quando ero ragazzino non lo amavo particolarmente, adesso crescendo devo dire che la sua vena trash la trovo assolutamente irresistibile, anche se forse avrebbe potuto fare qualcosa in più come giornalista serio. Però ad ogni modo io Maurizio Mosca lo serbo, lo porto nel cuore. Questo era un piccolo riassunto dei momenti più esilaranti della carriera di Maurizio Mosca, momenti che hanno portato alcuni ad amarlo, come me, e altri ad odiarlo, come buona parte dei tifosi italiani che lo considerano, a ragione o a torto, la rovina della televisione sportiva italiana, del giornalismo sportivo italiano. Io personalmente, come ho detto, lo adoravo, mi piaceva tantissimo la sua deriva trash, anche per il mio modo di intendere il calcio, lo trovavo molto divertente. Se volete esprimere la vostra opinione su Maurizio Mosca potete farlo qua sotto, in modo tale da poter avere una specie di confronto. Io intanto vi ringrazio per l'attenzione. Se questo video vi è piaciuto vi invito a mettere mi piace, se vi va di iscrivervi iscrivetevi, in modo tale da poter vedere altri video, alcuni molto particolari come questo, come quello sul fumetto della Fiorentina, che a me piace un sacco ma che non ha guardato nessuno, però è bellissimo. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione, alla prossima, ciao! Colombo, anzitutto una notizia, quel signore prima che ha lanciato un'accusa gratuita e grave nei miei confronti è stato già arrestato. Perché in 4 minuti. Siccome abbiamo i telefoni controllati, abbiamo già mandato la polizia a casa di questo signore che è stato arrestato. Dopo 4 dovrà rendere minuti. Conto di quello che ha detto, provare, documentare. Poi, intanto adesso è in galera. Guarda.